Davide Schiera ha iniziato a entrare in questa squadra l'anno scorso praticamente a fine stagione in punta di piedi e oggi sei comunque parte integrante della squadra campione d'Italia con un ruolo ben definito e uno spazio dei minuti in una squadra di grandi campioni. Come si sembra? Sì, allora innanzitutto cerco di dare il massimo perché il divario purtroppo c'è ancora, però se stanno puntando su di me spesso che ci sia un progetto e allora sono contento di questo e cerco di portare il mio mattone per costruire qualcosa. E tu fai parte anche della nazionale Under 22, la nazionale italiana, quindi il tuo percorso è anche impreziosito dalla maglia azzurra. Che cosa si prova a vestire la maglia dell'Italia? No, sicuramente è una bella esperienza poter rappresentare quella che è, diciamo, un'elite dei migliori giocatori sempre Under Pro. È stato veramente un piacere e un onore vestire la maglia. Quali sono i tuoi obiettivi personali e quali invece anche sportivi di questa stagione? Cioè tu, Davide Schiera, qual è il tuo obiettivo magari di gioco, di tecnica, e qual è l'obiettivo invece che sogni per questa squadra? Allora, obiettivo personale come inserimento della squadra è sicuramente quello di cercare di arrivare alla fine di una partita senza che nessuno dei miei compagni mi gridi dietro. Questo è il mio obiettivo personale. I miei obiettivi sportivi è sicuramente quello di crescere non solo in questa stagione ma per un futuro, per avere il mio spazio in questa squadra, e si vedrà. Alessandro Nava, tu ancora più, diciamo, nuovo nell'ingresso in questa squadra, come vivi questa comparsa fra i campioni? Io sono entrato quest'anno, però mi sono ambientato subito bene perché con questa squadra, cioè, è facile giocarci assieme perché sono tutti campioni come appena detto, e poi sono tutti delle belle persone, e questo fa la differenza. Tu hai vinto anche tanti scudetti con la squadra giovanile, quindi sei abituato a vincere, ma quali sono le differenze nel giocare di fronte a 800 persone, nel fatto di sentire comunque una pressione diversa? Nel mini basket non c'era tutta questa gente che guardava la partita, quindi è un'emozione ancora più grande per me avere tutti questi spettatori che mi guardano. E come vivi il fatto di calcare i parquet europei fra po'? Sicuramente è una grande soddisfazione per me e ne sono molto fiero. La seconda fase si è conclusa, nessuna sorpresa particolare, siamo passati in semifinale. Sì, adesso andiamo dritto verso la semifinale, finalmente direi, poi penso che giocheremo contro il Porto Torres, giusto? Si gioca domani, guarda che non mi sono ancora interessato, vedremo domani e poi abbiamo una settimana per prepararsi e da nuovo davanti al nostro grandissimo pubblico cercheremo di vincere la prima, poi andremo avanti così. Questa sera c'erano i ragazzi di Io Tifo Positivo che sono tornati sugli spalti, portano sempre un messaggio importante poi alla fine. Sì, no, veramente troppo forte, si sono molto divertiti, ho visto, e ci hanno aiutato veramente tanto. Spero che ritorneranno qua e ci hanno dato veramente un tifo positivo, diciamo così. Vicepresidente del BIC Genova, questa sera anche in campo nel ruolo di allenatore, comunque tutto fare di una squadra che in un anno è entrata in Serie A ma ha dimostrato di sapersela giocare e comunque di costruire qualcosa di importante. Siamo piccoli, vogliamo crescere, stiamo provando a crescere, è un percorso lungo, Cantù può essere un esempio, uno spunto a cui riferirsi, sicuramente il pubblico che c'è oggi qua a questa partita, che poteva anche essere non utile ai fine comunque della qualificazione, il passaggio del turno per Cantù, dimostra quanto di buono questa società sta facendo. È un modello, cercheremo di ispirarci nel miglior modo possibile. Qual è il bilancio, al di là del risultato chiaramente, ma generale, dell'Inail BIC Genova dopo questo stagione in Serie A?
Sicuramente positivo perché siamo partiti con l'obiettivo di salvarci, siamo riusciti ad ottenere la salvezza, siamo riusciti addirittura a staccare il pass per i playoff, scudetto, ed incontrare comunque una delle pretendenti al titolo, comunque una Cantù che ha vinto gli ultimi due scudetti, va alla caccia del terzo, per cui per noi sicuramente è stata una stagione strabiliante, straordinaria, al di là di ogni più rosea aspettativa, perché il nostro obiettivo era un altro. Al di là della prima squadra, che comunque cresce con il suo tempo, voi state anche pensando a un vivaio, cioè a un retroterra, che in Liguria comunque è qualcosa che non esiste e che secondo voi va costruito. Sì, assolutamente sì. Per noi attingere dal territorio regionale potrebbe significare attingere a un serbatoio di potenziali atleti illimitato. Pertanto, visto che le risorse a nostra disposizione sono quelle che sono limitate, perché non lavorare sul territorio? Quindi l'obiettivo nostro è per l'appunto quello di creare una squadra di bambini partendo dal mini basket, ma al contempo cercando anche di trovare ragazzi un pochino più grandi che possano avvicinarsi alla pallacanestro in carsina, magari iniziando a muovere i primi colpi di sedia, di carrozza in una serie B. Ecco, il nostro obiettivo è anche questo, riportare a giocare i vecchi ragazzi che non hanno smesso di giocare e costruire attorno a loro un ambiente, un habitat che possa essere in grado di accogliere i nuovi arrivati, che sono ovviamente benvenuti. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, bocca al lupo anche a voi.